scuola del Cerchio Firenze 77. Il libro di François. Risposte dall'invisibile, complimenti d'insegnamento. L'essere è un centro di coscienza e di espressione, e di sensibilità e di espressione. L'essere è un sensore, qualcosa che riceve e anche qualcosa che trasmette, che esprime. Inoltre l'essere è un essere relativo, perché di assoluto ce n'è uno solo, ed è Dio. Per il fatto di essere relativo, l'essere è limitato, e quindi sono limitate anche le sue percezioni, le sue possibilità di captare ciò che egli è e anche ciò che egli non è, il suo non essere. E queste possibilità di captare debbono derivare da qualcosa, si fondano su qualcosa. Questo qualcosa sono i famosi sensi, che sono proprio l'espressione della limitazione dell'essere uomo.